Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo incontro, a questo, diciamo, incontro online sulla Toscana della cultura dei diritti, che si concentra su alcune figure e percorsi nella Toscana del Novecento, organizzato dalla rivista Testimonianze, nell'occasione, diciamo, in coda in qualche modo al lavoro che è stato fatto sulla festa della Toscana che, come spero tutti sappiate, è stabilita nell'anniversario dell'abolizione della pena di morte da parte di Pietro Leopoldo, il Granduca di Toscana nel 1786, primo stato al mondo, diciamo, ad eliminare la pena di morte. Ma se ci guardiamo intorno, diciamo, il mondo non sta bene da questo punto di vista. Il rapporto di Amnesty International ci parla nel 2019 di 657 esecuzioni capitali e 2300 condanne a morte comminate, escludendo la Cina, perché in Cina questo dato è un segreto di Stato. Guida la classifica Iraq con 251 condanne a morte eseguite e l'Arabia Saudita 184, dove non c'è nessun rinascimento fin quando la pena di morte continua ad essere comminata. Oggi abbiamo personalità, diciamo, esperti, nostri amici che parleranno di questi personaggi, diciamo, che hanno illuminato la storia del nostro paese, della Toscana in modo particolare, ma del nostro paese più in generale, sotto il profilo appunto della cultura dei diritti. E per introdurre questo incontro do subito la parola a Severino Saccardi, che è il direttore della rivista Testimonianze. Buonasera, un saluto a tutti gli amici che ci seguono. In questo percorso che ormai ci ha accompagnato in quest'anno triste di pandemia, in cui le iniziative in presenza sono interdette, ma dove questo ci ha consentito, come abbiamo detto tante volte, quasi di allargare in qualche modo l'orizzonte, di avere amici anche da lontano e di interloquire con amici che ci seguono da lontano. Potrebbe sembrare bizzarro quello che diceva Simone prima in riferimento alla festa della Toscana, perché la festa della Toscana, come forse sapete, è il 30 di novembre, quando appunto si ricorda questo onorevole primato della regione, appunto quando Pietro Leopoldo abolì tortura, pena di morte. Ma in realtà quest'anno ci sono ragioni concrete per cui noi abbiamo fatto l'iniziativa così tardi, sono state le elezioni amministrative, poi il bando è partito in ritardo, poi c'è la situazione quella che è, ma soprattutto perché si potrebbe dire, se lo si può esprimere quasi con una battuta, ma che battuta non è, tutto l'anno in fondo dovrebbe essere 30 novembre, quello che Simone Siviani diceva benissimo prima. Parliamo, l'abbiamo fatto anche con le iniziative degli anni precedenti, di testimonianze della Toscana, della nostra regione, non da un punto di vista localistico, particolaristico, ma per quello che questa terra, come tante altre terre, ma questa terra ha saputo di esprimere di universale. D'altra parte, questo è anche il senso di alcune grandi, grandi, altre grandi ricorrenze che ci sono di questo tempo. Pensiamo a Dante. Dante certo è importante per la sua toscanità, è il padre della lingua italiana, è il padre dell'italianità, ma Dante soprattutto è grande per la portata universale del suo messaggio, quello che ha sottolineato anche Papa Francesco in questa lettera apostolica sullo splendore della pace eterna, che è appunto riferito a Dante. Negli anni scorsi, come dicevo, quest'anno il titolo dell'iniziativa è La Toscana della cultura dei diritti, di cui parleremo questo pomeriggio. Gli altri anni, l'anno scorso abbiamo parlato della Toscana terra del mondo, per l'appunto. Prima ancora c'era stata un'iniziativa che era intitolata
aspettando Pietro Leopoldo. E verrebbe da dire, hai voglia di aspettare Pietro Leopoldo? Pensiamo all'Egitto di Al-Sisi, libertà per Patrick Zaki, verità per Giulio Regeni, quante volte bisognerà ripeterlo? Pensiamo al Myanmar, questo popolo che non si arrende nonostante la repressione feroce e di cui però si parla, sì, si fanno prese di posizione di principio, ma di cui non si può parlare più di tanto perché ha potenti protettori. Eccoci, quindi quello di cui parliamo non è solo una carrellata storica, è un qualcosa che ci parla dell'oggi. I riferimenti che faremo questo pomeriggio sono alcuni fra i tanti, perché per fortuna questa nostra terra ha avuto e ha offerto al mondo personalità importanti da questo punto di vista e percorsi davvero significativi. Qui ce ne sono alcuni, appunto, che verranno esposti e di cui parleranno gli amici che interverranno subito dopo di me. Parleremo di quest'angelo della resistenza, come l'ho chiamata, questa ragazza Norma Parenti, morta a 23 anni a Massa Marittima. Parleremo di un padre della Costituzione come Piero Calamandrei, di un grande presidente del Tribunale dei Minori come Giampaolo Meucci. Parleremo di Balducci, fondatore della nostra rivista e che ha legato per l'appunto la sua immagine all'idea simbolo del nuovo planetario. E parleremo di Margherita Hack, che viveva lontano dalla Toscana, ma che Toscana era nel cuore. Tutto questo che senso ha? Ha il senso non solo, appunto, come dicevo, di fare una carrellata nel passato, ma è una memoria come precondizione per lavorare al futuro. Quindi io ringrazio Riccardo Michelucci, ringrazio Valdo Spini, Rossella Raimondo, Andrea Aleardi, Pierluigi Di Piazza e Cesare Bindi, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Andrea Salvatori, che con noi stasera, con vari linguaggi, con la parola, con la musica, con varie dediche, appunto, ci aiuteranno a fare memoria di questa eredità importante, un'eredità che non va dispersa, ma che dobbiamo far fruttare, appunto, per un domani migliore. Vi ringrazio e darei la parola subito a Riccardo Michelucci. Riccardo Michelucci è un amico carissimo, è un giornalista che si occupa con competenza di diritti umani, soprattutto è uno studioso di Irlanda, abbiamo presentato tanti suoi libri sull'Irlanda, ma si è occupato anche di tante vicende nostrane, come ha raccontato qualche anno fa in questo suo libro, L'eredità di Antigone, che ha una prefazione di Emma Bonino, in cui per l'appunto apre il libro con la storia di questa Norma Parenti, questa ragazza cattolica, così vivace, animatrice, insomma, un po' della vita anche sociale a Massa Marittima, la nostra bella Massa Marittima, che aiuta gli imboscati, dà mano ai partigiani, dà un consiglio insostenibile e per questo perde la vita. Insomma, ecco, questo sacrificio, insomma, che noi abbiamo voluto ricordare perché fanno 100 anni dalla nascita di Norma Parenti, che a 23 anni purtroppo è stata torturata e uccisa dai nazisti. Per inciso, ricordo che vicino a Massa Marittima ci fu i minatori, di cui molti di Santa Fiora, di cui tante volte di Marta Vincioletta ci ha parlato Ernesto Balducci. Vai Riccardo. Sì, buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Dunque, io ci tengo intanto a precisare che non sono parente di Giovanni Michelucci, perché sennò si può creare questa curiosa omonimia e anche il fatto che si parlerà appunto del grande architetto più avanti. Parlando appunto di Norma Parenti, che di fatto in questo piccolo pantheon che compone questa giornata è, credo, la figura meno nota. Lo era ancora meno quando mi ci imbattei io per puro caso, appunto quando fui
mi fu commissionato dalla casa editrice Odoia questo libro, appunto, che è una sorta di piccola raccolta di figure di donne martiri per la libertà, partigiane, suffragette, attiviste per i diritti umani, insomma in varie forme, che durante il loro impegno, durante la loro lotta politica, persero la vita. E quando ci fu appunto la necessità di trovare una figura italiana che potesse stare all'interno di questo piccolo appunto gruppo di figure mondiali, la ricerca non fu facile, perché si trattava di trovare una figura che avesse un senso compiuto nello stare lì, e casualmente mi imbattei in questa figura che aveva non soltanto i requisiti per stare qui dentro, ma sembrava proprio fatta apposta, perché uno degli episodi centrali della vita di Norma Parenti accade il 9 maggio del 1944, quando appunto nella piazza di Massa Marittima, chi non la conosce, è una piccola, splendida piazza che è sormontata da questa cattedrale romanica di San Cerbone, rinchiusa all'interno appunto di queste casette, che sono di queste case antiche, che sono a loro volta raccolte intorno a delle mura medievali bellissime. Un gruppo di militi repubblichini trasporta quel giorno, appunto siamo ovviamente nei mesi cruciali della lotta di liberazione, insomma i mesi che porteranno poi definitivamente alla libertà anche di quel territorio, appunto della Bassa Maremma, appunto trasporta il corpo senza vita di un partigiano, un giovane partigiano che si chiamava Guido Radi, nome di battaglia Boscaglia, e lo trascina, questo è un corpo, appunto è un cadavere, e lo trascina e lo abbandona tra grida e schiamazzi in mezzo alla piazza, perché doveva fare da monito per la popolazione che è tutta terrorizzata da questa scena. Nessuno ha il coraggio di uscire e come dire, raccogliere le povere spoglie di questo partigiano. L'unica che ha un coraggio istintivo di farlo è appunto questa giovane ragazza 22enne, Norma Parenti, che abitava proprio lì dietro, in una strada che adesso è stata intitolata a lei stessa, e che appunto con questo istintivo coraggio ne compone le spoglie, trova un carretto per trasportare via il cadavere, e si adopera per appunto fargli dare sepoltura. Questa scena non può non riportare alla mente quello che è appunto il momento culminante della tragedia di Sofocle, il mito di Antigone, no? Che riflette questa tensione antichissima tra giustizia e diritto, dove Antigone, questa eroina che infrange la legge del tiranno di Tebe, appunto di Creonte, e dà sepoltura al fratello ucciso in nome di una legge superiore, no? Che è scritta nel essere umano. E questa, di fatto questo dilemma ricorrente tra leggi non scritte dell'umanità e leggi del potere, no? Tra pietas e autoritas. Norma, che da cattolica, praticante, fervente qual era, ma non soltanto cattolica, ma anche di fatto partigiana a tutti gli effetti, perché lei di fatto in una realtà come quella di Massa Marittima, che era una fu uno dei territori dove per prime si formarono le bande partigiane della provincia e anche di tutta Italia, no? Di fatto ci fu questo, nell'autunno del 1943 ci fu questa scintilla repubblicana che poi divampò in un vero e proprio incendio. Norma era diventata una staffetta a servizio del raggruppamento Amiata della Terza Brigata Garibaldi, che era attiva nel triangolo tra Massa Marittima, Monte Rotondo e Sumereto, e stava compiendo già parecchie azioni parecchio rischiose. E appunto in questa scena di fatto si rivede a tutti gli effetti Antigone, ma al di là della rappresentazione, diciamo, anche un po' iconografica, se vogliamo, che chiaramente poteva servire a dare un là al racconto, la sua storia è davvero straordinaria. E la cosa curiosa è che, siccome il fatto che è risaputo, insomma, che nella storiografia sulla resistenza le donne siano state a lungo trascurate, no? C'era questo famoso comandante partigiano
romagnolo che si chiamava Enrico Boldrini, comandante Vulov, che riconobbe che senza le donne non ci sarebbe stata la resistenza. Ci sono numeri importanti, 35.000 circa, appunto attive, e nonostante questo, insomma, al ruolo delle donne è stata messa a lungo la sordina. Non furono fatte sfilare nei cortei, furono, diciamo, rimesse spesso e volentieri in casa, no? Nonostante che la loro fosse stata una scelta consapevole, quella di partecipare attivamente al, appunto, alla lotta di resistenza associata a un forte desiderio di libertà e di autonomia personale. E la storia di Norma di fatto ci racconta proprio questo, perché siccome nessuno dopo la sua morte, che avvenne appunto il 23 giugno 1944, ha cercato di idealizzarla, nessuno ha cercato di idealizzarla in una dimensione tragica, cioè lei fu sì una delle poche, pochissime donne che furono medaglie d'oro al valor militare, alla memoria, soltanto 19 in tutta Italia. Però nonostante questo, diciamo, il suo nome subito dopo il 1945 ha cominciato lentamente a svanire. Su di lei esisteva un solo testo, in sua memoria, un opuscolo dell'Unione delle Donne Italiane, in cui veniva peraltro definita in maniera molto superficiale giovane sposa e madre che fu avviata a un doloroso calvario, insomma, con una, come dire, anche molta retorica banalizzante, no, sulla sua figura. E la richiesta della medaglia d'oro al valor militare fu inviata proprio dalla commissione dell'UDI per la guerra, e di fatto tra i documenti, appunto, che la raccontavano c'era una scarna relazione del comandante Mario Chirici, no, che era il capo dei partigiani dell'area. Però, diciamo, questa figura, nessuno se l'era, quella figura di Norma Parenti, nessun partito se l'era mai, come dire, se n'era mai appropriata. E quindi, piano piano, insomma, e nessuno dei suoi familiari, nessun gruppo, insomma, portò la sua figura all'interno, diciamo, della storiografia. E quindi si era quasi perduta. Se non fosse stato per il lavoro straordinario e, come dire, veramente prezioso di questo storico locale, non di Massa Marittima, ma di Castelnuovo Val di Cecina, che si chiama Carlo Groppi, e che se fosse in ascolto lo saluto con grande affetto, ebbene, lui negli anni, per passione, questa missione che si è dato, insomma, di ricostruire la storia della resistenza, i personaggi più importanti della resistenza nell'area delle colline metallifere, ha raccolto una serie di testimonianze da parte di figure che hanno avuto modo di conoscere, di frequentare Norma Parenti prima che fosse troppo tardi, nel senso che poi con gli anni è chiaro che queste figure sono andate lentamente a diminuire, a svanire. Insomma, lui ha ricostruito un po' questa storia e io ho avuto la fortuna di incontrarlo e grazie a lui di tracciare questo ritratto di Norma che è contenuto nel libro. E poi, diciamo, nel frattempo, questo è accaduto intorno al 2013, il libro è uscito nel 2013, dopo sono uscite cose fortunatamente ancora più approfondite, c'è una biografia di Antonella Cocolli, che è la figlia di un partigiano di lì, di Massa Marittima, anzi è un libro scritto a sei mani, Antonella Cocolli, Nadia Pagna, Narita Tiezzi, e c'è poi un film, un cortometraggio di Riccardo Bicicchi, che è stato poi pubblicato anche sul Corriere della Sera online. Insomma, diciamo che sulla figura di Norma si sono mosse parecchie cose da allora in poi, diciamo dagli ultimi dieci anni in poi. Ci tengo a dire qualche altra parola su di lei, perché, come dire, al di là di questo episodio che la ritrae come una sorta di Antigone moderna, di fatto lei appunto nasce a Monterotondo Marittimo nel giugno del 1921, quindi quest'anno c'è anche questa importante ricorrenza del centenario della nascita. Gran parte della sua vita lei lo trascorre a Massa Marittima, dove di fatto si ritrova in questa realtà, che Massa Marittima è una piccola realtà
dove c'è una tradizione mazziniana radicata nell'Ottocento con un forte partito repubblicano, la nascita precoce del movimento sindacale, ma anche un luogo di lacerazioni forti, perché allo scontro tra fascismo e antifascismo si somma già durante la Resistenza e nel dopoguerra il conflitto tra due anime dell'antifascismo, la repubblicana e la comunista. Lei però è fondamentalmente una cattolica, fa parte di questo... insomma dell'azione cattolica, del circolo Giovanna d'Arco dell'azione cattolica, e appunto diventa una staffetta al servizio dell'aggruppamento Amiata della Terza Brigata Garibaldi, e è attivissima nei mesi appunto della lotta di liberazione, perché trasporta viveri, armi, munizioni, si muove sempre a piedi alla luce del giorno, e anche con grande, come dire, con un coraggio che rasenta quasi l'incoscienza, dovuto probabilmente alla sua giovane età, e diciamo la geografia del suo attivismo e degli ultimi anni della sua vita è molto semplice, gli ultimi mesi della sua vita è molto semplice, perché di fatto c'era un magazzino che era il magazzino del padre, dove lei di fatto nascondeva, gli capitò di nascondere spesso alcuni, per dire, soldati stranieri che tedeschi volevano usare come truppe di complemento. Lei cercava di fatto di indurli alla diserzione, di metterli in contatto con i partigiani, oppure nascondevano in questo stesso magazzino anche perseguitati politici o anche ebrei. Aveva poi un macchinario per fare per stampare dei volantini, appunto, insomma, di fatto di propaganda della resistenza. E poi di fatto questo magazzino si trova in un piccolo piazzale che è sul retro di una strada che adesso si chiama via Norma Parenti, dove sua madre aveva una trattoria. Questa trattoria è un po' una sorta di crocevia, appunto, dove appunto si ritrovano spesso militari, soldati, anche militi repubblichini, perché tra l'altro Massa Marittima è diventata all'inizio del 1944 una sede militare e politica della Repubblica Sociale, e proprio nelle vicinanze immediate di questo magazzino, dove appunto Norma svolgeva parte della sua attività, c'era la caserma della Repubblica Sociale Italiana. Adesso c'è una targa, tra l'altro, proprio sopra quello che era un tempo il magazzino di suo padre. Quando si svolgono gli ultimi, quando si svolgono, diciamo, i fatti dei mesi della Resistenza, Norma è anche in attesa del suo primo figlio, Alberto Mario, che nasce alla fine del 1944, insomma, alla fine di dicembre, e c'è chi la ricorda staffetta anche con la carrozzina, cioè lei trasportava questi materiali, questi viveri, queste munizioni sotto la carrozzina. L'ultimo, di fatto, l'episodio che la vedrà purtroppo morire, appunto, che la sua morte sarà, come dire, avverrà la notte prima dell'arrivo degli alleati, perché nonostante ci siano già i nazisti in ritirata, ci sono, come dire, chiaramente con la sua attività lei si era attirata non poche inimicizie, si era attirata era stata presa di mira da tempo dai repubblichini della zona, e quindi la notte del 23 giugno 1944 vanno a prelevare lei e la madre proprio alla trattoria in piena notte. Tra l'altro all'interno dell'edificio c'erano suoi parenti, c'era suo nipote, all'epoca era un ragazzino, che racconta chiaramente di aver sentito appunto voci italiane, quindi non erano nazisti, ma erano repubblichini del luogo. Viene condotta fuori dalle mura di Massa Marittima in un podere circondato dagli ulivi, dove verrà brutalmente uccisa. Il giorno dopo gli alleati entrano a Massa Marittima, e purtroppo però non sarà un giorno di festa per la cittadina maremmana, perché appunto la sua figlia più nobile, probabilmente,
non c'è più. E quindi, diciamo, invece di festeggiare la, come dire, la liberazione della cittadina, si dovrà celebrare il suo funerale. Io, diciamo, ho cercato di sintetizzare un po' la sua figura, che necessita però di ben altro approfondimento, e per il quale, insomma, rimando sicuramente anche alla biografia che citavo prima, appunto, di Cocolli, Pagni e Tiezzi, di Norma Parenti, appunto, di cui nel giugno di quest'anno ricorre il centenario della nascita. Grazie Riccardo per questo tuo ricordo così bello e così puntuale di questa figura, che noi, a cui abbiamo voluto dedicare anche la copertina, eccola qua, Norma Parenti con il marito, del quaderno, piccolo quaderno che ogni anno dedichiamo alla festa della Toscana. Questo è quello, appunto, della Toscana, della cultura dei diritti. Quello che tu dicevi, tra l'altro, getta una luce triste anche su molte di queste vicende, perché anche per l'eccidio dei martiri di Miccioleta, pare, insomma, dalle ricostruzioni, che siano state delle spie italiane, insomma, che hanno portato i tedeschi alla miniera, insomma, purtroppo questo sono episodi molto tristi della nostra storia, però è giusto ricordare queste figure, appunto, e il loro coraggio, il loro sacrificio e la strada che hanno contribuito a spianare. Parliamo di Massa Marittima, di questa incantevole cittadina con queste radici di cui Riccardo parlava, appunto, questa sua storia repubblicana, questa sua sensibilità sociale, questa sua bellezza. Di Massa Marittima è Cesare Bindi, originario Cesare, che è un amico carissimo, come tutti quelli che parlano qui stasera, è un bravo musicista, un flautista importante. Da giovane è stato batterista dei Pooh. Quando abbiamo fatto a Massa Marittima la presentazione del volume che facemmo alcuni anni fa di testimonianze, il volume sulla musica, una rivoluzione del suo tempo, insomma, gli facemmo trovare una batteria ai suoi amici dei Pooh. Cioè, Cesare, allora, a Norma Parenti, a questa storia di cui lui ha sentito parlare fin da quando era ragazzino, ha voluto dedicare un suo pezzo di flauto che Cesare Martignon, che è il nostro bravo regista, insomma, che ci guida sempre in queste avventure, insomma, online, che ha registrato e che ora diamo, appunto, in onore e in omaggio alla memoria di Norma Parenti, di questa Antigone, insomma, delle nostre colline. Naturalmente, per chi come me è nato a Massa Marittima, ci sono molti ricordi, molto belli in certi casi e in altri tragici. La giornata di oggi, di cui parleremo, si tratta di una giovane donna, per quegli anni, ventenne circa, poco più, madre di un bambino, Alberto, che io conosco, che fu trucidata dai nazisti. Io, naturalmente, queste poche cose che potrò dire e sarò in grado di dire sono tutte trasmesse da mio padre, che ho appena sentito, peraltro, ma che non riesco a fargli dire di più perché, data l'età, si commuove e quindi non voglio insistere. Mi ha detto solo questo, che Norma fu presa nella trattoria che si chiamava Roma, perché sua madre si chiamava Roma, fu portata in casa. In casa gli fu fatto le prime devastanti prove del suo destino, poi fu presa, portata in strada, che oggi porta il suo nome, dove io sono nato e cresciuto da bambino, infatti si chiama via Norma Parenti, quella via, che in realtà Massa Marittima è una città che si divide in tre, si chiama terzieri. Uno è Cittanova, uno è Città Vecchia e uno è Borgo. Borgo ormai è conosciuto più come via Norma Parenti, dedicata a questa donna che ha sacrificato la sua vita in maniera tragica in quegli eventi che furono gli anni, mi sembra, 1944. Da casa fu presa, portata in una zona che si chiama San Giovanni, Folle Mura, oggi è vicina alla nuova pretura, una zona di campagna dove c'erano alcuni poderi, e lì fu seviziata, devastata nella psiche, nel morale e nel fisico, trucidata, uccisa e poi lasciata in quel lembo di terra, in quel lembo di tragedia che
si svolse in quegli anni. Naturalmente questo è un ricordo forte, mio padre se la ricorda benissimo perché Norma era la sua insegnante di catechismo, tutti i giorni o quasi lo faceva andare dietro al Duomo, essendo mio padre più giovane di lei, perché è del 27, lei era del 21 e quindi si sentiva autorizzata a fargli queste lezioni. È un'eroina di quegli anni, tant'è è medaglia d'oro. Credo forse andrebbe ancora di più valorizzata, perché lo è stato fatto in questi ultimi anni, un giovane regista di massa marittima, capace, sensibile, gli ha dedicato un film in diverse puntate che è passato sul Corriere della Sera online e ha fatto un prodotto, seppur con fatica, come si fa oggi a fare un po' di cultura, ma però gli ha dedicato questo profilo, si chiama Riccardo Bicicchi ed è un bravo giovane che è regista e che si occupa di cose di grande sensibilità. Massa Marittima dunque non è soltanto una città a tutti gli effetti, perché ha monumenti bellissimi, ha avuto tante eccellenze, veramente tante, tra i tanti Corrado Banchi, il famoso fotografo della rovesciata di Parola, San Bernardino da Siena, in realtà è San Bernardino da Massa Marittima perché nasce lì, e lì c'è ancora il suo palazzo, però c'è stata anche una grande donna della Resistenza che si chiama appunto Norma Parenti. Io non posso dire di più di questa donna perché per me è stata un mito fin da piccola, i miei zii, la mia nonna, il mio babbo, tutti quelli che hanno avuto modo di parlare con lei e di conoscere il suo destino sono rimasti disperatamente travolti da questo disperato momento. Non c'è stato solo lei, c'è stato anche Elvezio Cerboni, che è stato trucidato dai nazisti l'ultimo giorno prima della liberazione. Lo voglio ricordare perché è stato memorabile purtroppo anche il suo passaggio dalla vita alla morte in un nanosecondo per una, come dire, per un tradimento, si dice addirittura di un massetano, e questo è doloroso, molto doloroso. E quando si tocca questa memoria si tocca la conoscenza di un popolo, seppur piccolo, perché Massa Marittima conta oggi 8.800 persone circa, ma a quei tempi forse un po' di più, ma sicuramente è nella memoria di tutti. Non può essere diversamente, non solo perché è donna, non solo perché è stata martire, ma perché ha creduto che per liberare la propria città, il proprio paese, nel suo piccolo, la sua nazione e il suo popolo, ci ha lasciato la vita. Suo figlio è vivo, per fortuna, sta bene, credo, e è dovuto crescere senza una mamma, quasi è dovuto crescere con il mito della mamma, il doppio mito, cioè di una mamma mancante e di una mamma eroina. Quindi a lui va il mio pensiero, perché ha avuto la forza, il coraggio, l'ardire, l'audacia di poterci stare con quella forza quasi del dimenticato, perché non ci sbagliamo. Molto spesso queste storie, quando sono così vicine, vengono dimenticate. Poi è la memoria, il ricordo, la lontananza da queste che ce le fa recuperare. Allora, se noi serviamo soltanto a dare un senso alla nostra memoria, ricordiamo anche Norma Parenti, ma ricordiamola come tutti gli altri, perché tutti hanno contribuito in modo drammatico alla fine della loro vita. Grazie, davvero un bellissimo ricordo anche questo di Cesare Bindi con la conclusione con il flauto. In qualche modo da Norma Parenti si va direttamente a Piero Calamandrei. Penso
al discorso sulla Costituzione agli studenti milanesi del 26 gennaio del 1955 e come questo ancora ad oggi non solo mantenga la sua straordinaria attualità e in qualche modo rappresenta un imperativo per tutti i democratici che ancora pensano che quella Costituzione debba vedere in gran parte la sua attuazione. Parlerà di Piero Calamandrei, appunto Valdo Spini, che non ha bisogno di molte presentazioni. Valdo è stato ministro della Repubblica, ha una lunga carriera politica alle sue spalle, attualmente è presidente del Circolo Rosselli e diciamo, un uomo attivissimo nell'ambito della cultura, è membro del CDA della Fondazione del Teatro Maggio Musicale Fiorentino, e gli do volentieri la parola per parlare di Piero Calamandrei. Prego Valdo. Grazie, grazie Simone, e grazie a Testimonianze che non molla, che riesce a festeggiare la festa della Toscana anche se in ritardo. Certamente di fronte alla biografia e alla tragica fine di Norma Parenti, ora le nostre parole sono in qualche modo tutte inadeguate, però come diceva Simone un collegamento c'è, perché fra le cose che è stato Calamandrei è stato veramente un grande cantore della Resistenza. Aveva fra le sue doti, fra le sue grandi doti, queste doti di sapere scrivere epigrafi o ricordi. Pensiamo alle due epigrafi che sono sia sulla casa dei Rosselli che sulla tomba a Trespiano. Pensiamo all'epigrafe L'avrai camerata Kesselring, il tuo monumento. Insomma, era dotato di una grande capacità di trasmettere emozioni. Ha fatto addirittura commuovere, piangere in tante occasioni. Pensiamo a una delle sue ultime arringhe come difensore di Danilo Dolci, un sociologo che aveva occupato delle terre in Sicilia, delle terre che non erano coltivate, per dare lavoro ai disoccupati, ed era stato arrestato, ammanettato, portato in tribunale. Insomma, lui fece una arringa tale che fece commuovere i giudici, fece piangere i giudici. Ma insomma adesso non ricordiamo le cose. Tra l'altro anche noi abbiamo dedicato a Piero Calamandrei questo quaderno, Piero Calamandrei politico fiorentino europeista, in cui tra l'altro raccomanderei il ricordo che di Calamandrei faceva Teresa Mattei, un ricordo bellissimo. Teresa Mattei, una delle poche donne che fecero parte della Costituente, anche lei una partigiana valorosa. Su cosa centrerei questo ricordo? Calamandrei che è stato eletto alla Costituente per il Partito d'Azione, un partito che aveva pochissimi seggi ma tante figure, perché erano in sette soltanto, ma insomma si chiamavano Calamandrei, Lombardi, Riccardo Lombardi, Codignola, Vittorio Foa, Ferdinando Schiavetti, Leo Valiani, cos'altro devo dire, oltre i due Parri e La Malfa che erano stati eletti nella concentrazione repubblicana. E quindi può essere considerato realmente uno dei padri della Costituente. Fra le impronte che ha lasciato è stata nel famoso secondo comma dell'articolo 3, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e così via, che era un programma, come lui stesso diceva, di rivoluzione promessa. Ma, diceva Calamandrei, se volete sapere dove è nata la Resistenza, andate sulle montagne dove i partigiani hanno combattuto, è lì che è nata la Resistenza. E questo è il collegamento con i fatti che abbiamo appena sentito. Che cosa dice Calamandrei della Costituzione? Che la nostra Costituzione si distingue da tutte le altre per avere un capitolo molto forte, molto denso, dei cosiddetti diritti sociali. Insieme ai diritti di libertà, che sono evidentemente importantissimi e sanciti, diciamo, proprio sulla pietra, c'è il ricordo di questo, c'è l'eco di questo filone del socialismo liberale di Rosselli, ma se si vuole anche delle quattro libertà di Roosevelt, e cioè che non si può essere liberi se non si è liberi dal bisogno, se non si ha un'uguaglianza di opportunità, se non ci sa l'istruzione, se non ci sa la sanità, diritti universali dei cittadini. E allora per vario tempo ci siamo un po' confrontati su quest'idea, ma questo programma della Costituzione è stato applicato, quanto la società assomiglia a quella che Calamandrei voleva. E naturalmente c'erano varie ipotesi, chi era più critico, chi era più soddisfatto, chi si sentiva a mezza strada. Oggi però forse questo richiamo ai diritti sociali è drammatico,
proprio perché siamo nel mezzo di una pandemia tuttora non risolta dal punto di vista sanitario e con effetti economici e sociali gravissimi, durissimi. Anche qui naturalmente in una situazione in qualche modo imprevedibile, inattesa. Chi è garantito oggi magari prima non era in una grande scala sociale, chi invece oggi si trova in grandi difficoltà magari prima aveva una situazione di un certo benessere, facciamo un esempio a caso, spero di non sbagliarlo, chi aveva un buon numero di alberghi poteva essere ritenuto una persona che stava piuttosto bene. Oggi non è detto che questo sia vero e di fronte alle chiusure che cosa gli arriva, che cosa avviene. Allora io credo che ci sia una grande attualità nell'andare, ecco, abbiamo la lapide, l'avrai camerata Kesselring, il nostro monumento, che è veramente un'epigrafe splendida, è una frustata nei confronti di questo che comandante tedesco che aveva detto a me gli italiani dovrebbero farmi un monumento, e Caramandrei gli rispose ecco il nostro monumento, è scavato nella roccia e nelle pietre degli impiccati, dei torturati, appunto delle enorme parenti che hanno sacrificato tutto se stesso per la resistenza. Ma tornando a noi, questi diritti, che sono i diritti poi che danno l'uguaglianza sostanziale, e quindi diritto alla istruzione, alle pari opportunità nell'apprendimento, diritto alla salute, alla sanità per tutti, indipendentemente dal loro reddito, diritto alla sicurezza sociale e così via, oggi sono in qualche modo messi in questione dagli effetti economici e sociali della pandemia. Allora credo che un programma costituzionale sia veramente particolarmente, credo, impellente, sia soprattutto di attualità e possa essere anche il terreno su cui chiediamo una ricostruzione della Repubblica. Perché forse questa Repubblica in qualche modo va anche ricostruita. Vi sembra che il rapporto Stato-Regioni possa rimanere quello che è? Vi sembra che il reclutamento della classe dirigente, siamo, se non erro, al sesto Presidente del Consiglio non eletto in Parlamento, se consideriamo anche il governo, se volete vi espongo naturalmente, siamo di fronte a Ciampi e poi a Dini e poi a Amato II e poi siamo stati a Conte, e lo stesso Renzi quando è stato eletto Presidente del Consiglio non era parlamentare e oggi appunto a Mario Draghi, chiamato dalla Banca Centrale Europea. Vi sembra normale? Questo naturalmente non è affatto una contestazione nei confronti di Draghi, che è il grande personaggio che tra l'altro ci ha già regalato un po' di spread in meno che tutti conosciamo, ma vi sembra normale che non ci sia più un meccanismo di elezione del vertice dell'esecutivo? Si è parlato tanto male anche dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ricordo che Calamandrea alla Costituente lo sosteneva, e non voglio entrare in questo argomento. Ma certo il fatto che è abbastanza sistematico oggi che la leadership politica del governo non sia più non scaturisca più da un elemento parlamentare, e anche naturalmente per fortuna c'è questo grande prestigio del Presidente della Repubblica che, come è noto, viene eletto in seduta congiunta da Camera, Senato e delegati regionali, insomma si vota. È una platea di alcune centinaia di persone, ma votano, e votano sul serio. E perlomeno questo è investito, e quindi è un elemento, se sa comportarsi bene, un elemento, e Mattarella sa comportarsi bene, è un elemento di grande riferimento nella vita nel Paese. Ma certo non si può andare avanti senza un'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, quello che dovrebbe regolare i partiti, la loro democraticità. Insomma, io credo che ci sia un po' un programma di ricostruzione della Repubblica, in cui ci possono parlare varie voci, e certo questa voce di Calamandrei, intendiamoci, Calamandrei alla Costituente in varie occasioni era anche andato in minoranza, non è che è stato, appunto ha contribuito a articoli fondamentali come il 3, ma non è stato proprio degli estensori alla Meuccio Ruini, era andato in minoranza, però seppe capire, diventò il massimo propugnatore della Costituzione perché seppe capire che era un terreno unitario,
che era in qualche modo non lacerabile, nonostante le divisioni di politica estera di allora, le divisioni sociali e così via. Quel punto di riferimento, proprio perché scaturiva dalla resistenza, era un punto di riferimento unitario che in qualche modo era ineludibile, a cui certo c'era anche chi ci si contrapponeva, ma era difficile contrapporsi, e comunque era un terreno giusto per potersi unire da chi sentiva quei valori e quei principi di democrazia che Calamandrei sentiva. Allora, quando oggi si parla di diritto alla salute, credo che si debba veramente parlare di un rilancio della presenza pubblica nel settore sanitario a livello territoriale e diffuso. Non è possibile che i piccoli paesi o i paesi emarginati non abbiano. Abbiamo fatto questa grande concentrazione di ospedali, ma se non riusciamo a ricreare nel territorio una rete sanitaria, non assicuriamo la sanità a tutti. Pensiamo all'istruzione, la didattica a distanza, che già è penalizzante, ma fatta in ambienti culturalmente, socialmente, economicamente avanzati, è diversa da quella che sta scoraggiando dalla scuola in regioni emarginate, sia del Mezzogiorno o delle aree più depresse o delle aree più montane all'interno del Centro-Nord. Pensiamo a queste disuguaglianze che già erano presenti, perché la povertà era purtroppo in espansione. Queste disuguaglianze che vengono in qualche modo esaltate, vengono allargate dalla vicenda della pandemia. Allora, credo che oggi non si tratta semplicemente di dire Calamandrei come parlava bene, come ha saputo illustrare bene la Costituzione, no. Questi diritti sostanziali di libertà, questi diritti sociali, questa Costituzione italiana, che come veniva detto è forse l'unica che si contraddistingue. È vero che in quella americana, ed fa invidia questo naturalmente, c'è il diritto alla felicità, e questo fa anche parte di una espressione culturale che evidentemente noi non avevamo e quindi non l'abbiamo messo, però la Costituzione italiana è l'unica che, accanto alle grandi regolazioni dello Stato, dei diritti individuali, parla e sancisce dei diritti sociali. E oggi questi diritti sociali ci parlano in modo esigente, perché non è assolutamente accettabile e possibile che ci sia una condizione in cui un evento del tutto imprevedibile, del tutto, poi casuale nei suoi spostamenti, come la pandemia, crei una condizione di disuguaglianza così forte, di emarginazione così sentita, di depressione anche, quale quella che in qualche modo stiamo vivendo. Allora Calamandrei era passato per tante vicende. Era stato il primo ufficiale italiano a entrare a Trento nella Prima Guerra Mondiale, ma era stato nel circolo di cultura con i Rosselli e se ne era visti chiusi. Aveva passato attraverso appunto la Seconda Guerra Mondiale, le varie vicende. E quest'uomo che aveva sempre mantenuto la barra dritta, una bussola molto precisa e chiara, di questa idea che la libertà e la giustizia non sono in qualche modo non separabili, devono essere compenetrate, devono muoversi insieme, ecco, attraverso gli articoli della Costituzione, che in quel bellissimo discorso agli studenti di Milano lui ha fatto tanto parlare, ci possano veramente illuminare oggi. Sapete che l'ultimo capitolo della vita di Calamandrei nel 1956 è una candidatura a sindaco in alternativa con un grande cattolico, con Giorgio La Pira. Ma se uno va a leggere gli atti dell'epoca, legge tutti gli attestati di stima reciproca, di fraternità, di solidarietà che i due si scambiano. E allora io direi, in conclusione, La Pira è stato un grande sindaco, abbiamo avuto anche altri grandi sindaci, ma credo che moralmente possiamo considerare anche Calamandrei, moralmente naturalmente, un sindaco di Firenze, perché avrebbe potuto essere eletto, perché quando si arrivò al ballottaggio lui era un pochino più anziano di La Pira e per legge sarebbe toccato a lui. Ma lui disse: io non faccio il sindaco per diritto di anzianità. Però forse oggi, a distanza di tempo, possiamo farlo anche lui, sindaco onorario della nostra città. Grazie Valdo per queste tue parole, che ci riportano non retoricamente alla stagione di questa grande Firenze che a volte capita di ricordare, insomma, a questa politica, a questo pensiero politico che aveva uno spessore che oggi, insomma, guardiamo inevitabilmente con rimpianto.
E anche concordo sull'attualizzazione del pensiero di Calamandrei, i diritti che devono essere certamente diritti di libertà, civili e politici, ma anche diritti sociali. Questa era la lezione anche dell'89 che poi non abbiamo tenuto a mente. Grazie mille, Valdo. Adesso mi segnalavano che Cesare Bindi, eccolo qua Cesare, che prima abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo sentito anche il flauto, si è collegato. E gli diamo la parola per due battute, Cesare, siamo con tempi stretti, però mi fa molto piacere che tu ci sia, è stato molto bello quello che ci hai detto, come quello che aveva detto Riccardo sulla figura di Norma. Ecco, se vuoi aggiungere due parole, insomma, a noi fa molto piacere. Grazie per questa tua disponibilità e per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato. È una grande cosa vedere quello che forse nel video è già stato detto, in quella breve testimonianza che ho fatto, e cioè che in quel tragico maggio del 44 Norma trova questo cadavere di questo giovane ragazzo brutalmente torturato e lasciato in Piazza del Duomo, detta Piazza Garibaldi, a Massa Marittima, e lei fu l'unica tra i pochissimi che se ne fece carico. Abusò, diciamo, di se stessa, perché portò questo giovane cadavere a casa sua, e questo naturalmente poche settimane dopo gli costò quello che tutti noi abbiamo potuto, ahimè, vivere e leggere. Noi postumi, in quel momento i cittadini di Massa Marittima furono costretti a vivere attraverso quella tragedia, quei fatti tragici che sono successi in quel momento. Naturalmente questi sono ricordi che a me vengono tramandati dalla mia famiglia, in particolare dal mio babbo, che non ho vergogna a dire che ogni volta che ne parla si commuove e diventa, come dire, una situazione piuttosto difficile, e quindi evito di chiederglielo. L'ho fatto anche stamani, l'ho fatto anche l'altro giorno, e per lui è un ricordo forte, anche perché Norma aveva soltanto 6 anni di più, mio babbo è del 27 e lei è del 21, quindi era una giovane donna, una giovane madre, e il suo nome ci dice molto, che le norme vanno rispettate, non è una battuta per quanto mi riguarda, è una cosa importantissima. Negli ultimi anni gli è stato dedicato quello che era giusto, e forse ancora di più, perché un ricordo così importante venga tramandato nel futuro, perché atti così violenti, tragici come la guerra, e in particolare le barbarie che questa poi di conseguenza si porta appresso, vadano evitate in tutti i modi. Io mi chiedo sempre come mai alla fine di una guerra ci dobbiamo sedere a un tavolo e discutere la pace. Facciamolo prima. Tragedie umane, disperazioni, lutti, e con loro la mancanza di costruzione creativa, che questa cosa si ha, cioè il desiderio della gente, di tutti, nelle differenze che ognuno di noi può avere, è semplicemente di vivere in pace e in serenità. Credo che Norma per Massa Marittima rappresenti tantissimo, moltissimo. E la sua tragedia, io non trovo altro, che sia servita per capire quello che effettivamente sono stati quei momenti tragici. Voglio soltanto dire questo: lei viveva, come me del resto, la mia famiglia, in quel terziere che si chiama Borgo, e questa via che va da piazza, da Porta al San, la parte di detta i Mori, è una via lunga, ma non lunghissima, per Massa Marittima è lunga, ma insomma, ecco, quella via porta il nome di via Norma Parenti. E quando ero bambino mi chiedevo sempre, ma chi è questa Norma Parenti? Perché via Piazza Garibaldi, via Giuseppe Mazzini, insomma, nomi altisonanti. E poi un giorno mio babbo mi spiegò chi era, e rimasi attonito. La prima cosa che gli dissi fu, ma non è che succede ancora, vero? E lui mi disse, no, non ti preoccupare, non succede più, questo è l'augurio. Grazie Cesare, grazie di questa tua ulteriore testimonianza. Io credo che sia stato importante, ecco, ricordare una delle tante figure che hanno animato la nostra resistenza, persone semplici che
hanno fatto tutto quello che potevano perché questo nostro paese tornasse a essere libero, un paese libero, democratico, in cui si potesse respirare un'aria di libertà. E prima Valdo parlava, quando ha fatto riferimento alla diversità, però anche alla stima reciproca tra La Pira e Calamandrei, alle diverse diciamo ispirazioni che erano tipiche di tante di queste figure. Firenze ha avuto questa caratteristica. C'erano ovviamente indirizzi diversi, liberal-socialisti, come lui diceva, cattolici, comunisti, pensiamo a un grande sindaco come Fabiani, a figure come di intellettuali come Luporini, come Garen, però tutti erano animati da quello che stasera cerchiamo di dire, dalla cultura dei diritti e da uno spirito di dialogo. Quando io cominciai a capitare negli anni 70 a Testimonianze, che allora era in via Capponi, in questa grande sede di via Capponi, e vedevo con un po' di soggezione, insomma, tutte queste figure, Mario Gozzini, Giampaolo Meucci, per l'appunto, eccoci alla figura di cui siamo a parlare. Giampaolo Meucci era una personalità particolarissima, arguto e coltissimo, è stato un grande presidente del Tribunale dei Minori. In un tempo in cui la famiglia aveva ancora queste incrostazioni patriarcali, in cui i giovani non avevano forse considerazioni, in cui il diritto di famiglia si avviava lentamente a cambiare, Giampaolo Meucci scrisse questo libro, un libro simbolo, un libro manifesto: i figli non sono nostri, non sono la nostra proprietà, dobbiamo introdurli alla libertà. Ecco, di Giampaolo Meucci parla Rossella Raimondo. Rossella Raimondo è una giovane ricercatrice di storia della pedagogia di Bologna, molto brava, e ha scritto un libro, un giudice che guardava al futuro, che Piero Meucci e io gli abbiamo presentato insieme. E Rossella purtroppo non può essere con noi stasera, perché mi ha spiegato, dice: guardi, dice, io sarei con grande piacere, ma c'ho un bimbo di 2 mesi, non c'ho la babysitter in questo momento e non è assicurato che il bimbo stia tranquillo perché noi siamo in collegamento. Quindi ha registrato un video, io la ringrazio di questo, ascoltiamo le parole di Rossella e andiamo avanti in questa carrellata, appunto, di personalità che sono dedicate alla cultura dei diritti nella nostra Toscana. L'intento del mio intervento è quello di portare alla luce il profilo biografico, nonché la portata innovativa dell'impegno espresso da Giampaolo Meucci, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze tra il 1966 e il 1986, considerato l'icona più prestigiosa di magistrato, padre fondatore del diritto minorile in Italia. Per quanto risulti innegabile che questo magistrato si sia primariamente occupato di giustizia e di tribunali, egli lo ha fatto però secondo un taglio, un approccio che intersecano in maniera inequivocabile la riflessione pedagogica. Gianluigi Onorato, suo collega, parla di una pedagogia di tipo esperienziale, una pedagogia che si disvela sul campo, messa in atto in una maniera del tutto inconsapevole e che è volta ad apportare significativi e importanti cambiamenti nelle diverse sfere del sistema penale minorile. Per cogliere pienamente la portata innovativa di questo giudice, dobbiamo partire dagli anni della sua formazione. Nell'anno accademico 1937-1938 frequenta la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Qui segue il magistero di Giovanni Miele, docente di diritto amministrativo, suo relatore di laurea. Da Giovanni Miele Meucci recepisce la dimensione necessariamente storicizzata e quindi attiva e portatrice di cambiamento del giurista. Il giurista è in primo luogo testimone del suo tempo e dei problemi nuovi che la società deve affrontare. Cioè, il giurista si trova in una posizione privilegiata per riflettere e intervenire sugli eventi e sulle tendenze in cui vive, traendo elementi e finalizzando il suo intervento sulle più pressanti questioni che emergono dal contesto sociale, quello dell'Italia del secondo Novecento, un contesto ancora poco avvertito o addirittura disattento nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza in generale e di quella più svantaggiata nello specifico.
In questo modo, Miele e Meucci si contrappongono alla concezione marcatamente conservativa del diritto ancora in voga in quegli anni, che relegava il giudice al solo compito di attenersi alla norma, un giudice definito un mero tecnico del diritto, che non doveva prevedere alcuno sforzo interpretativo in merito alle dinamiche sociali sottostanti ai comportamenti delinquenti. Durante il periodo universitario, Meucci ha modo di frequentare e ricoprire posizioni di responsabilità in alcune associazioni dell'attivismo cattolico. Aderisce alla conferenza San Vincenzo de Paoli, diviene presidente della FUCIL, ramo degli universitari dell'Azione Cattolica. Ha modo anche di impegnarsi in attività di tipo caritatevole, in modo particolare nell'assistenza ai poveri. C'è una chiara sintonia di intenti con alcune figure di spicco del vivace mondo cattolico locale con cui entra in contatto e che fanno di Firenze un attivo e stimolante laboratorio di iniziative e di approcci alternativi ai problemi dell'emarginazione, che ha fatto scuola a livello nazionale. In modo particolare si fa qui riferimento a Don Giulio Facibeni, creatore nel 1923 della comunità educativa della Madonnina del Grappa, a Giorgio La Pira, famoso sindaco di Firenze, che tra l'altro Meucci affianca per un periodo, sostenendo con i suoi consigli il concreto operare dell'amministrazione comunale. A Don Milani, Meucci offre la sua collaborazione alle scuole di San Donato e di Barbiana. Il rapporto tra i due, quindi tra Don Milani e Giampaolo Meucci, è testimoniato da un intenso scambio epistolare. In una lettera del 2 marzo 1955, Don Milani si rivolge a Meucci ponendo il seguente quesito: che serve sprecare intelligenze belle e culture d'oro, come avete voi a profusione, per rivolgersi poi a degli intellettuali? E ancora, bisogna amarli così come sono. E non tocca a me dar loro qualcosa, ma solo dar loro un giudizio morale su quello che fanno o che desiderano fare. Don Milani invita a considerare i giovani nella loro unicità, con una fiducia incondizionata e un'apertura priva di preconcetti, distinguendo il piano dell'essere da quello del fare. Cioè, il giudizio morale è infatti destinato solo ai comportamenti messi in atto e alle intenzioni e ai progetti per il futuro, ma non va mai ad intaccare la dignità della persona. Credo che non sia azzardato affermare che l'incontro scambio con Don Lorenzo Milani e l'interesse davvero straordinario del giovane cappellano per forme di vita improntate all'educazione degli ultimi abbiano favorito la maturazione in Giampaolo Meucci di una spiccata sensibilità nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza e perciò focalizzare il suo interesse sul diritto minorile, inserendolo al centro di una visione del mondo e della società molto articolata e innovativa. Un impegno che accomuna un gruppo di magistrati che in diverse parti d'Italia, come per esempio Giorgio Battistaccio a Perugia, Italo Cividali a Bologna, Alfredo Carlo Moro a Roma, che per vocazione autentica, radicata su una sensibilità e lungimiranza acuta, hanno voluto impegnarsi negli organi giudiziari minorili, allora considerati di poco valore. Quindi vediamo in cosa consiste questa visione del mondo e della società innovativa. E innanzitutto il riconoscimento del minore e dei suoi bisogni, non solo materiali. Essere vivo, scrive Meucci, cittadino, titolare di diritti, tra cui quello di poter contare su un proprio giudice, riconosciuto come massimo garante per la sua tutela. La convinzione che un giovane non nasca mai deviato, ma che è stato in qualche misura indotto a compiere reati per una serie di complesse concause dovute molto spesso alla carenza della funzione educativa della famiglia, della scuola e della società nel suo insieme. Nel 1977 Meucci cura un volume intitolato Ragazzi difficili, punto interrogativi. Occorre prestare attenzione ai possibili significati di quel punto interrogativo. Sono veramente difficili questi ragazzi? Si chiede Meucci. La risposta è affermativa solo se questo termine viene allargato anche al contesto sociale, economico e culturale. Meucci preferisce parlare di ragazzi non cresciuti, espressione con cui intitolerà un volume, in cui pone l'attenzione sulle condizioni spesso difficili che possono interferire nel passaggio dalla giovinezza all'età adulta.
Oltre ai fattori esterni, però, Meucci non trascura di declinare anche una responsabilità del minore nel comportamento delinquenziale. Ed è proprio in questo spazio di libertà che è possibile intervenire, facendo leva sulle responsabilità individuali del soggetto, come artefice del proprio cambiamento e di comportamenti e volontà di opposizione ai condizionamenti esterni. Proprio partendo da questo presupposto, il minore ha diritto a ottenere un sostegno per uscire dalla delinquenza, rimarcando l'importanza di forme di carcerazione più aperte al mondo esterno e rifiutando qualsiasi forma di istituzionalizzazione, considerate dannose, prive di ogni valenza educativa, un vero e proprio atto di rapina delle potenzialità umane. Ed erano le prassi che seguiva nello svolgimento del ruolo di presidente del Tribunale per i minorenni, che si possono rilevare sfogliando le raccolte annuali delle sentenze messe a giudizio proprio in quegli anni in cui Meucci era presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze. Si tratta di misure quali la sospensione condizionale della pena, la mancata menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, la concessione del perdono giudiziale, che esprimono una precisa attenzione al minore autore di reato in un'ottica orientata al suo reinserimento sociale, per proteggerlo dalle conseguenze stigmatizzanti del processo penale e permettergli di riattivare il suo processo di crescita e di sviluppo. Un'impostazione che vuole essere più costruttiva, basate su rapporti di responsabilità e fiducia, a fondamento di un progetto di vita finalizzato al recupero del minore. In quest'ottica, il diritto si configura come metadiritto, assumendo dimensione e caratterizzazione non più ingessate in procedure immutabili e standardizzate, come dicevo all'inizio, ma attente a quanto elaborato in quegli anni dalle scienze umane. E lo stesso Meucci a ribadirlo. Il giudice dei minori, esercitando il suo ruolo di autorità, svolge un impegno educativo nelle forme della giurisdizione. A Meucci attribuiamo il merito di aver introdotto un nuovo modo di essere giudice per i minori. Non dimentichiamo ancora che in quegli anni Piero Bertolini, con i suoi studi e interventi sul campo, avvia una riflessione che segnerà una rottura paradigmatica rispetto al passato sulla questione del disadattamento minorile. E in questo quindi contesto di fervore culturale caratterizzato da una pluralità di voci che si comprende la valenza dell'impegno di Meucci, il cui eco continuerà a sentirsi anche dopo la sua morte. L'impegno di Meucci infatti ci restituisce un'esperienza che sul piano metodologico e teorico è risultata precursrice di alcuni principi fondanti nel nostro sistema penale minorile. Sono in diverso modo riconducibili al suo pensiero i principi che ispireranno la nuova disciplina del processo penale minorile stabilita dal DPR 448 del 1988, con cui viene sancita la fine del trattamento disciplinare e correzionale della devianza in età minorile. Siamo quindi al cospetto di una filosofia dell'intervento per i ragazzi che sbagliano, che prevede il superamento della sanzione penale come unica soluzione fondata sulla centralità della persona e sull'idea che la segregazione in carcere non possa rimuovere le cause della delinquenza. Ritengo sia significativo concludere il mio discorso riportando una frase di Meucci che racchiude un po' il senso del mio contributo. Voi sapete che ci sono molte discussioni sul suo mantenimento in vita o meno, il mantenimento in vita o meno del giudice per i minori e del tribunale per i minorenni. Se l'attenzione alla tutela del diritto del bambino debba essere fatta in un modo o in un altro, attraverso un giudice o attraverso una struttura amministrativa. Qui non stiamo a sofisticare, se così posso dire, sullo strumento più adatto. Una cosa è certa, per quel tanto che rimane questo ruolo, almeno assume evidenza il fatto che esistono dei diritti del bambino. Per questo io non sono d'accordo quando si propone un giudice della famiglia, perché temo sempre, anche se sono convinto che il diritto alla sicurezza si articola in un diritto del bambino ad avere una famiglia, che ancora una volta l'istituzione del gruppo familiare degli adulti finisca per far perdere la consapevolezza di un'autonomia del diritto dei bambini. E perché voglio che la connotazione di un giudice dei minori sia sostanziata dal suo esclusivo ruolo di tutelatore dei diritti del bambino, per non cadere ancora una volta nella tentazione di vedere il gruppo, di vedere l'adulto e di vedere scomparire il bambino. Grazie, grazie davvero a Rossella Raimondi per questo lucido e impegnato
ricordo, ma riflessione, insomma, sul ruolo di Giampaolo Meucci in questa strategia, in questa cultura dei diritti che ha caratterizzato la nostra regione e il nostro paese. Passiamo quindi ad un altro personaggio che ha, pur dalla sua peculiare posizione, un architetto umanista, mi verrebbe da dire, che ha posto appunto l'uomo, gli uomini, al centro anche della sua opera, fin dalla vicenda, la prima grande vicenda della stazione di Firenze, che non era solo una riflessione sui materiali, sulle forme, ma era appunto i materiali e le forme per le persone che vi transitavano. Quindi davvero una persona importante. Io ricordo la discussione, il colloquio, il dialogo fra Michelucci e Ernesto Balducci, di cui sentiremo parlare fra poco, subito dopo questo intervento, sulla città mondo, diciamo, no? Come si aprivano ai temi del diritto delle città, al diritto alla città, dei cittadini, non solo di questa parte del mondo. Ecco, per parlare di questo abbiamo Andrea Leardi, che è anche lui architetto, ma direttore della Fondazione Giovanni Michelucci, che ha sede a Fiesole. Prima di passargli la parola devo ringraziare e salutare le persone che ci seguono sui social e che ci stanno salutando. Ci fa piacere che questo nostro incontro di oggi possa stimolare e suscitare attenzione e riflessioni da parte loro. Bene, Andrea Leardi su Giovanni Michelucci. Grazie Simone e ringrazio naturalmente Testimonianze per l'invito a questo incontro. Anche se Simone parte dalla stazione di Firenze, siamo nel 1935, e lì in realtà la città comincia ad entrare nell'architettura e diventare uno spazio pubblico. Torno a quei giorni dell'agosto del 1944. Che prima ci sono stati così dolorosamente ricordati. La città attorno, la parte di città attorno a Palazzo a Ponte Vecchio è stata minata, è stata distrutta, e a Palazzo Pitti sono raccolti 5-6 mila sfollati, dopo che le mine appunto hanno distrutto le loro abitazioni o hanno compromesso le loro case e il loro quartiere. Insieme a questi sfollati, dentro il cortile sostanzialmente di Palazzo Pitti, Giovanni Michelucci, insieme a Gamberini, Baroni, altri giovani colleghi, aiutano questo pezzo di città, questi sfollati, per organizzare la loro vita, per permetterne un'adeguata accoglienza, una sorta di sovrintendente per la riorganizzazione delle vite dopo di queste persone dopo i gravi danni alla città. È questa una forte esperienza emotiva per Michelucci e credo qui forse il senso di comunità che in qualche maniera elaborato è andato in qualche maniera ad avere un punto di svolta. Ha avuto di fronte una comunità sfollata, senza più i propri luoghi, le loro case, e con una forte necessità di senso di solidarietà. Accanto, a pochi passi, la città distrutta. Il terzo elemento è il contesto di Pitti, che diventa un grande spazio collettivo urbano, scoprendo un suo nuovo valore possibile, totalmente anti-aulico rispetto al suo ruolo tradizionale. Ecco, credo che con questa grande, forte esperienza emotiva abbia per sempre scardinato quella in Michelucci, quella dicotomia fra la città, l'architettura costruita e la città dei cittadini.
credo che in questo contesto si inneschi quella che è una nuova visione per quella che lui chiamerà e continuerà a chiamare da allora in poi, allora fonderà la sua rivista, ma chiamerà la nuova città, ovvero sia uno sguardo nuovo e diverso rispetto a quel contesto urbano che non è solo fatto di case. Anzi, pochi anni dopo, nel 1954 all'Isolotto, insieme a Giorgio Lapira, si misura proprio sulla questione del diritto all'abitare e torna proprio quel non case ma città, queste parole di Giorgio Lapira, che pongono sostanzialmente in maniera anche nuova il diritto alla città, il diritto all'abitare come un diritto della comunità. A questo punto, forse alcune considerazioni, la comunità diventa un patto sociale per i diritti di ognuno, e tra questi il diritto alla città ne diventa un elemento fondamentale. La città quindi diventa comunità e spazio urbano in maniera inscindibile. E in questo, tornando anche ad alcune delle parole raccolte nel fascicolo di testimonianze, dove si riporta una lettera a Balducci di Michelucci, dove Michelucci parla di città carcere e di città tenda come due fronti di interpretare la città, abbiamo davvero che la città carcere è una città che divide la comunità, mentre la città tenda ne potenzia la comunità. L'immagine della città carcere è la città dei muri, la città tenda è la città teatro che raccoglie a sé la comunità. Un altro bellissimo scritto di Michelucci, Brunelleschi Mago, rideclina queste due visioni, ovvero sia dello spazio che vincola e lo spazio che libera. Città e anticittà, queste rimangono le due dicotomie di quella che è il senso collettivo della città. Ma quindi la comunità come luogo dei diritti, anzi la città come luogo dei diritti. Voglio ricordare alcune brevi parole di Silvano D'Alto, un caro amico di Michelucci, parlando della città variabile. In una società democratica la partecipazione dei cittadini alla costruzione del proprio habitat è la condizione stessa della democrazia. Come ricordavo, l'esperienza dell'Isolotto è stata un'esperienza che ha permesso a Michelucci di misurare sul campo anche il senso e il valore della propria professione, del proprio essere architetto, del proprio essere urbanista, in maniera molto stretta e soprattutto fortemente calata in quello che è un contesto di cittadinanza pubblica. Voglio anche ricordare che la comunità è luogo dei diritti sia individuali che collettivi. L'immagine metaforica della città tenda, che Michelucci ha sempre in mente, è una città solidale, è una città conviviale, è una città inclusiva, è una città corale. L'immagine metaforica poi trova anche nella sua esperienza professionale l'immagine plastica che naturalmente tutti noi conosciamo nella Chiesa dell'Autostrada, dove lo spazio tenda, naturalmente lo spazio, la grande tenda che raccoglie in quel caso la comunità religiosa è una metafora molto forte di quello che è un luogo in cui la comunità sta assieme e si riconosce e si rappresenta anche in altra misura. Proprio sul tema delle chiese negli anni 50 e 60 Michelucci ha realizzato una serie molto interessante di chiese, totalmente anti-auliche, se vogliamo tornare a termini di
riferivo prima a Palazzo Pitti, molto popolari, le prime chiese sono state fatte nel Pistoiese, voglio ricordare la chiesa di Collina, dove i riferimenti sono quelli all'architettura rurale, proprio per evitare un ruolo di imposizione, ma soprattutto far emergere dei valori che siano valori popolari. Voglio anche ricordare le esperienze più dirette che Michelucci poi ha in qualche maniera misurato con i più deboli, con i margini della società per certi versi, con le persone più fragili. E una delle esperienze credo più significative, fatta ormai quasi alla fine della sua vita, quasi a 100 anni, è stato immergersi completamente nel progetto, in un progetto partecipato, fatto con i detenuti del carcere di Sollicciano, il giardino degli incontri. E anche qui voglio tornare sulla questione di fondo, che il giardino degli incontri, uno spazio che lui ha pensato fuori dalla struttura, dentro la cinta, ma fuori da quella struttura carceraria oppressiva, è stato realizzato ed è usato, ed è un luogo dove i detenuti possono incontrare le loro famiglie, soprattutto i loro bambini, in un contesto che non sia carcerario. E questo è una delle più forti espressioni anche del diritto agli affetti dei detenuti, del cercare di tenere, come è stato detto, quel filo che tiene la vita dei detenuti stretta alla città che è lì fuori e che li aspetta e che in qualche maniera deve permettere di ricostruire la loro vita. Ecco, vedo delle immagini proprio in questo senso che sono state presentate ora. Ma voglio anche poi a questo punto ricordare forse quello che è il progetto più significativo che Michelucci ha realizzato, proprio perché la professione non basta, se posso usare questa espressione. Dagli anni 70 sostanzialmente Michelucci stringe un rapporto anche affettivo, oltre che intellettuale, con delle figure straordinarie che hanno vissuto a Firenze in quegli anni. E mi riferisco a Ernesto Balducci, poi se ne parlerà anche del loro straordinario rapporto. Meucci, voglio ricordare Pellicanò, che è stato il medico che ha chiuso San Salvi, che ha chiuso il manicomio di San Salvi. Alessandro Margara, un altro grande magistrato. Sociologi, antropologi, lo stesso Silvano D'Alto che prima citavo, architetto sociologo, Gozzini ancora, e anche qualche architetto. E con queste figure ha pensato ad un progetto sociale che è la Fondazione Michelucci, in cui ancora noi oggi continuiamo a operare, e con questa mission molto forte di continuare a lavorare per immaginare di poter intervenire sulle parti più fragili della città con le ricerche, con i dati, con i progetti, con le letture, soprattutto per cercare di avviare politiche in qualche maniera che possano aiutare le parti più marginali della città a trovare una loro dignità da un lato e soprattutto il loro diritto di cittadinanza. Un progetto sociale, devo dire, per quella sua nuova città che fin da quei giorni successivi a quelle forte esperienze a Pitti ha accompagnato tutta la sua vita. La nuova città che non a caso era stata anticipata nella costituzione della fondazione da un'esperienza di studi di centro studi chiamato I confini della città, convinto anche lui come tutti di noi che è sui confini della città che si può costruire la nuova città. Per Michelucci la nuova città è l'utopia a cui mirare attraverso
come dice lui, una città variabile e democratica, sempre in movimento con la sua comunità, che rinnova nel tempo se stessa, e in questa maniera riesce anche ad essere sempre contemporanea. Grazie. Grazie, grazie Andrea, per questa riflessione, questo ricordo di Giovanni Michelucci, che appunto, come tu dicevi, fra le altre cose, si riallaccia con un filo, diciamo, molto forte alla amicizia e alla condivisione di valori e di idee, seppure, diciamo, su con diverse competenze, con Ernesto Balducci. E proprio di Ernesto Balducci ora andiamo a parlare, e darò la parola per questo a Severino Saccardi. Prego. Grazie Simone, io ringrazio tutti gli amici che hanno parlato e gli amici che ci seguono e che danno, come dire, un senso a questo convegno, perché anche se a distanza questo di oggi pomeriggio è un vero convegno, io ringrazio gli amici anche che scrivono e che apprezzano questi contenuti e questi riferimenti che sono stati espressi. Io nel frattempo salto un po' di traversie che ho dovuto affrontare perché mi era saltata più volte la connessione, sono dovuto passare da una stanza a un'altra, il computer mi si era spento, insomma ora mi pare tutto a posto, spero che mi sentiate e che mi vediate, anche se in un contesto diverso da quello di prima. Il riferimento che faceva prima Andrea mi pare dia l'opportunità per passare a dire qualcosa di Ernesto Balducci, perché la caratteristica di questo percorso, di questa Firenze, era che c'erano molte sinergie tra persone che avevano anche competenze diverse, l'urbanista, l'artista, il letterato, il magistrato, il religioso, che però si parlavano e in qualche modo costruivano un cammino comune. E voi mi direte, che c'è ancora da dire di Balducci? Cioè, ne parlate sempre. Tra l'altro l'anno prossimo è il trentennale dalla scomparsa, il tempo passa veloce, ahimè. Mi viene in mente, proprio per andare alle terre di Balducci, alla scritta che c'è sul bel Duomo di Grosseto, sotto la Meridiana: fugit tempus, sicut incitati equus, fugge il tempo, va veloce come cavalli frustati, come cavalli al galoppo. Ecco, e purtroppo il tempo va veloce, ma è giusto custodire queste memorie. Il trentennale di Balducci, cioè 30 anni, che Balducci purtroppo non è più con noi, da quel drammatico 1992 in cui ci ha lasciato dopo l'incidente stradale che ebbe dove morì poi in Romagna e poi a Cesena. Per parlare di Balducci, a cosa bisogna fare riferimento? Prima di tutto ai suoi testi, ai suoi libri, all'Uomo Planetario, alla Terra del Tramonto, al Sogno di una Cosa, ai suoi scritti amiatini. Poi anche ci sono i volumi della nostra testimonianza, quelli che noi abbiamo pubblicato a ogni ricorrenza. Il primo volumone, poco tempo dopo la morte, era intitolato semplicemente Ernesto Balducci, che era pieno, come dirò fra un attimo, di spunti e di contributi importanti. Ernesto Balducci, attualità di una lezione, 10 anni dopo, sul crinale della storia a confronto con il pensiero di Balducci tra memoria e futuro. E poi c'è un volume che avevamo fatto per il cinquantennale di testimonianze, un'antologia di suoi scritti, che era intitolata Ascoltare il respiro del mondo. Ecco, ascoltare il respiro del mondo era la vera vocazione di Balducci. È quello che lui ha voluto comunicare. Cioè essere attenti e cercare di leggere le dinamiche di un mondo in trasformazione. E tra l'altro Balducci non era un viaggiatore. Sì, viaggiava molto per l'Italia, andava continuamente in giro per conferenze, in questo suo girare poi purtroppo ha incontrato anche il suo destino, ma fondamentalmente era uno stanziale, tornava ogni sera a Badia, però dalla finestra del suo studio
E cioè lui teneva presente che bisogna aprire e tenere lo sguardo ben aperto sul mondo. C'è per l'appunto nel primo volume speciale che fu pubblicato dopo la sua scomparsa un bell'articolo di Arturo Paoli che è intitolato La fede pianta di ulivo. Cioè Balducci, quest'uomo, questo intellettuale, questo cristiano, questo prete, questo grande intellettuale laico, perché era tutte queste cose insieme, che era come piantato, come dire, in questo suo incardinamento alla Badia Fesolana, però con questo sguardo che era continuamente a interrogarsi su quello che cambia. Quando io entrai in redazione a Testimonianze, poco dopo arrivò anche Simone, ricordo, e ci siamo conosciuti allora, e sono già, erano già gli, i primi anni Ottanta, insomma è passato tanto tempo, ricordo che a Testimonianze si facevano alla Badia Fiesolana allora questi seminari sul Giappone, perché il Giappone era allora la potenza emergente, andava capita, ci si interrogava in continuazione. Balducci scriveva sul terzo millennio. Ecco, mi piacerebbe anche dire, a proposito del tema di oggi pomeriggio, che è sulla Toscana della cultura dei diritti, cioè una, in una declinazione che però non è, dicevo, né localistica né particolaristica, ma punta all'universale, che Balducci da un punto di vista proprio anche biografico esprime un suo personale percorso dal globale al locale, dall'esperienza particolare all'universale. Ha delle radici saldissime che rimarranno per lui un riferimento per tutta la vita nel suo villaggio di Santa Fiora, nella memoria appunto di quei martiri di Niccioleta di cui parlavamo prima, nella memoria ottocentesca del profeta degli ultimi Davide Lazzaretti, la sua amicizia con il dirigente comunista Fernando Di Giulio. E però è un qualcosa a cui non guarda nostalgicamente, sa che è un mondo confinato nella miseria, ma in cui c'è sempre la speranza, il sogno di una cosa per l'appunto. Si colloca a Firenze, in questa Firenze particolarissima, la Firenze di Fabiani, di La Pira, di Luporini, insomma di Turoldo, di Milani, e diventa la sua città. Un esemplare cittadino di Firenze, animato da spirito di partecipazione sia in ambito religioso sia in ambito civile, nell'ambito dei dibattiti intellettuali, e però allarga il suo sguardo. Ecco l'uomo planetario. Il primo convegno che facemmo a Santa Fiora un anno dopo la morte era intitolato per l'appunto, ricordo, c'ho ancora da qualche parte un manifesto, che era anche un bel manifesto, Il villaggio, la città e il pianeta. Ecco, questo suo avere, questo suo maturare anche della cultura della complessità, queste discussioni che con gli amici di Testimonianze, insomma, con Stefano Zani, Simone Siliani, con il compianto Lodovico Grassi, che allora era direttore della nostra rivista, con Luciano Martini, maturavano, cercavano di maturare questo senso della complessità. Altre volte abbiamo avuto occasione di dirlo. Balducci era un anti-eurocentrico, cioè che criticava la cultura europea della dominazione, non fece mai l'errore di muovere il tema dell'identità europea. C'è un'Europa che noi amiamo, anche se c'è quella che noi detestiamo, che è l'Europa appunto del colonialismo, della sopraffazione. C'è un'Europa che noi amiamo, quella di cui siamo qui a parlare stasera, l'Europa della cultura dei diritti, quella a cui anche la nostra Toscana ha dato questo contributo. Beh, io voglio usare anche lo spazio di oggi pomeriggio e la pazienza del vostro ascolto per dare anche una notizia, forse un po' si sa, ma non abbastanza, che la nostra rivista ha fatto, grazie alle persone che ci hanno lavorato, uno sforzo, e sul sito della nostra rivista www.testimonianzeonline.com voi trovate postati nella sezione shop tutti gli articoli di Balducci, un patrimonio questa è una notizia che do a Pierluigi di Piazza, amico carissimo del centro Balducci di Giuliano, che parlerà poi dopo di me. Dal 58 al 79 sono 313-315 articoli e da qui all'anno prossimo noi cercheremo di mettere tutti quelli dal
dall'80 al 92, anno della scomparsa. Perché è importante tutto questo? Perché dà l'idea anche di un percorso che va dall'immediato prima del concilio, al Concilio Vaticano II, al confronto con i movimenti sociali, i movimenti della sinistra, al confronto con la sinistra indipendente. L'altra sera abbiamo fatto con Vannino Chiti e con Livia Turco un dibattito seguito da centinaia di persone sulla memoria del dialogo fra cattolici e sinistra, fra cattolici e marxisti. Lì ci sono tutti questi passaggi. E poi, se vuoi la pace, prepara la pace, l'uomo planetario, i diritti umani. Insomma, si ricostruisce un percorso storico e che ci aiuta a capire quello che è i cambiamenti della Chiesa, della società, dell'antropologia, dei costumi, e soprattutto, ecco, a trarne lezioni per l'oggi. L'anno prossimo è il trentennale di Balducci, sarebbe molto bello, però per questo Testimonianze con le sue forze forse non ce la faccio, dovrebbe essere qualcuno che ci dà qualche aiuto e qualche sostegno, però sarebbe molto bello tutto questo metterlo anche in una specie di raccolta, anche cartacea, anche in volumi, di quello che Balducci, nella fedeltà di questo rapporto con la rivista che lui aveva fondato come strumento della cultura del dialogo, che lui ha espresso continuativamente appunto in tutti questi decenni. È un credo che sia un patrimonio per Firenze che volentieri mettiamo a disposizione, che ci aiuta appunto a capire, a ricostruire, e soprattutto anche perché questa era la sua capacità e quella di queste personalità, anche se appartengono ormai al passato, al nostro passato prossimo o meno prossimo, però ci hanno dato la passione del ragionamento e della riflessione per il futuro. Ecco, questo anche questa raccolta io penso possa servire, e saremo contenti, insomma, se gli amici se ne avvarranno, leggeranno, e sicuramente presto, Pierluigi ascoltami, appunto ne faremo occasione anche di discussione, di insomma un po' di dibattito di tutto questo patrimonio che ci è stato lasciato in eredità. Grazie agli amici per l'attenzione, e io direttamente per l'appunto passo la parola a Don Pierluigi di Piazza, che è un amico carissimo, che è animatore da tanto tempo di un'esperienza importantissima, il centro di accoglienza di Giugliano in Friuli, dove vengono accolti appunto migranti, dove si fa anche cultura di alto livello. Insomma, essere ospitati a Giugliano, insomma, è un onore, insomma, è un piacere, insomma, un'opportunità. Ecco, Pierluigi stasera è qui per parlare di un personaggio particolare, come si diceva prima, cioè una toscana che è vissuta quasi sempre lontano da Firenze, una scienziata, Margherita Hack, che però di toscano aveva conservato lo spirito senza dubbio, l'arguzia, la battuta e soprattutto anche questo spirito di impegno civile, atea, agnostica, ma rispettosa delle ragioni anche della fede dei credenti, perché lei diceva: razionalmente non si può dimostrare né la fede né l'ateismo, e da lì poi si andava avanti all'impegno comune. Pierluigi e Margherita scrissero anni fa un bel libro, da titolo Io credo, che presentammo alle Oblate, a un'assemblea affollatissima, dove tra l'altro ci fu un passaggio che io racconto, anche se rischio di fare la figura di quelli che quando cominciano ad avere qualche primavera in più riraccontano le stesse cose, però è troppo bellina. Cioè, quando a Margherita una signora gli chiese, dice: oh signora Hack, professoressa Hack, ma se lei dopo la morte incontrasse Dio, che non era nemmeno molto carino dirlo a lei, era una persona molto anziana a lei, e Margherita fece un salto sulla sedia, sobbalzò e poi in un linguaggio vernacolarissimo rispose: se lo trovassi e gli direi, o che ci sei davvero. E insomma, fu una cosa, era così Margherita Hack. Ecco, questa è la bellissima copertina del libro, scritto da un'atea e da un prete, e pregherei Pierluigi appunto di raccontarci un po' di Margherita e anche del lavoro che lui sta facendo, insomma. Grazie Pierluigi. Innanzitutto sono molto grato a Testimonianze, con cui ho collaborato spesso, a tutte voi e a tutti voi, per questo invito e anche per l'arricchimento proprio che ho ricevuto da tutte le relazioni così profonde, circostanziate
davvero grazie. Delle persone che abbiamo finora parlato, di cui abbiamo recepito, ho conosciuto personalmente tre, certamente padre Balducci, Margherita Hack, ma anche Meucci. Lo dico perché quando ero giovane prete in un quartiere di Udine, era il 1979, io ho scritto una lettera probabilmente al tribunale a Giampaolo Meucci perché venisse a parlarci di questa questione dei giovani, della pedagogia, i figli non sono nostri, e lui venne in un quartiere di Udine e veramente comunicò con la sua profonda capacità di interpretare le situazioni e con la sua intelligenza e con profondissima umanità. E poi dei nomi che sono stati pronunciati, ho conosciuto molto bene Carmelo Pellicanò, che è venuto più volte qui al Centro Balducci, e certamente prima Mario Gozzini e anche Margara, che è stato qui da noi a comunicarci nella sua anche lì capacità e profondità umana, ecco, sul carcere. Volevo dire questo per dire che non c'è un'estraneità, ma c'è una sintonia con le dimensioni che voi avete comunicato. Ecco, riguardo a Margherita Hack, certamente questa mia comunicazione è filtrata soprattutto dalla esperienza diretta con lei. Io l'ho conosciuta personalmente il 23 giugno del 1993, quando l'ho invitata, per lei una situazione del tutto nuova, inedita, nella chiesa di Zuliano, per una riflessione sul rapporto possibile fra fede e ateismo, cioè fra persone che si considerano credenti e altre non credenti. Io ero motivato allora da una sollecitazione che partiva da questo, cioè contrariamente alle situazioni considerate definitive, congelate, uno dice sono credente, uno dice sono ateo, poi di fatto le storie delle persone sono in movimento. E certo sappiamo, certo fideismo e certo ateismo specularmente si contrappongono nell'immobilità, che invece dalle due dichiarazioni iniziali, il discorso, il dialogo, il confronto possono iniziare, approfondirsi, riscontrare differenze e convergenze, perché la grande domanda è in quale Dio si crede o non si crede. Ecco. E poi l'ho incontrata altre diverse volte, e ad esempio quando venne qui un 2 di giugno per parlarci della Costituzione in una sala sempre affollatissima. E poi certamente quando è stato raccolto in questo libro il dialogo, che 7-8 volte è stato veramente vissuto in modo molto profondo nell'estate 2012 nella sua abitazione dove lei viveva a Trieste con Aldo, suo marito, che era già in una situazione un po' precaria di salute, e poi è morto un anno e mezzo dopo di lei. E lei è morta nel 2013 a 91 anni, il 29 di giugno. E a un convegno di settembre l'avevamo invitata, pensiamo con quale titolo ci presentavamo anche nella nostra realtà qui, la religione fonte di violenza o di liberazione, punto di domanda. E lei venne e fece la sua relazione, ma chiaramente molto diretta, senza entrare in passaggi filosofici, ma esprimendo in modo appunto partecipato e diretto, convinto, le sue convinzioni. E poi certamente l'ho incontrata per la presentazione di questo libro, io credo, Dialogo fra un ateo e un prete, e l'ho presentato anche, come ricordava Severino, alla Biblioteca delle Oblate a Firenze e poi in tanti luoghi. Quando si presentò qui nella sala del Centro Balducci, tanta gente dovette andarsene perché le 450 persone che erano presenti affollavano talmente la sala
che non potevano entrarci, ecco, delle altre. Vorrei soffermarmi in un secondo passaggio su questo suo ateismo che considero particolare, tanto che quando morì mi si chiese dai giornali locali un intervento e io in un passaggio dissi che Margherita Hack è un'atea con risonanze evangeliche. Lei diceva che la religione è un modo, una soluzione troppo comoda per cercare di rispondere alle questioni di cui non ci si dà una risposta, come Dio, come un'invenzione per questo. La religione quindi come alienazione, come tappabuchi per ricordare con linguaggi che abbiamo conosciuto. Diceva però, ecco, per quello dicevo di un ateismo un po' particolare, diceva di aver improntato tutta la sua vita alla massima aurea, non fare agli altri quello che non vorresti gli altri facessero a te, e al positivo fai sempre agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Ma poi approfondivo ulteriormente dicendo come sia importante nella vita seguire questa indicazione: ama il prossimo tuo come te stesso. E poi ancora diceva che Gesù certo non è il figlio di Dio, però è uno straordinario maestro dell'umanità e seguire il suo insegnamento è molto importante, magari lo si seguisse. E poi il suo essere scienziata, una grande scienziata, e poi rappresentata con quella espressione bella, significativa, la signora delle stelle. Lei ha diretto l'osservatorio astronomico di Trieste, dove è stata anche nell'Università di Trieste stessa professoressa emerita di astronomia. Per il suo impegno ha avuto rapporti con osservatori americani ed europei, con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ha avuto la capacità, Margherita, di comunicare con un linguaggio comprensibile questioni importanti, scientifiche, la profondità dei contenuti, senza sminuirli, comunicati sempre in modo comprensibile anche dai ragazzini, dalle ragazzine. E diceva, con un'osservazione molto profonda, acuta, consapevole, che la scienza spiega come è fatto l'universo, ma non perché l'universo esista. E quindi, come anche nelle pagine che avete così pubblicato in questo fascicolo molto bello che ho molto apprezzato, si era andati poi in questo nostro dialogo ad approfondire la scienza, la ricerca scientifica, l'autonomia della ricerca, però sempre anche l'esigenza di una verifica etica, di un'etica laica, sull'utilizzo delle scoperte scientifiche, di cui poi il riferimento alle atomiche su Hiroshima e Nagasaki rappresentano sempre una drammatica considerazione. Quindi lei non esclude la parola mistero, in questo senso, qualcosa che è sempre da cercare, da scoprire, ecco. Margherita è una persona, una donna semplice, diretta, diceva anche lei di se stessa: io ho un caratteraccio, però di fatto era umile nel senso della consapevolezza delle sue qualità e dei suoi limiti. Diceva di meravigliarsi perché tanta gente venisse là dove lei comunicava, parlava, perché lei sentiva di non far altro che quello che gli era richiesto, cioè di fare il suo, di aver fatto bene l'impegno che le si richiedeva. Ecco, ma certamente era seguita, seguitissima. Quando abbiamo presentato il libro in diversi luoghi, i teatri erano incredibilmente stracolmi. Io dicevo: io vengo dietro a te, come, dato che lei poi accenno adesso, ecco, questo rapporto speciale con gli animali, sono come un cagnolino, dico, ti vengo dietro, vengono per te. Ecco, però ecco, poi c'era questo modo di procedere anche insieme. Se mi avessero chiesto nel periodo di maggiore intensità del rapporto, quando appunto con la guida di una giornalista della RAI, molto brava, Marinella Chirico, che è stata l'unica giornalista che ha potuto entrare nella stanza dove era alla Quiete di Udine, dove era Luana Englaro, una persona molto profonda, molto delicata, ecco, rapporto con Aldo,
quello che mi colpiva di più, dicevo, se mi avessero chiesto, avrei risposto il rapporto fra queste due persone anziane, insieme da tutta la vita, fin da quando erano ragazzi giovani. C'era una tenerezza fra i due che si cercavano continuamente, uno cercava l'altro, e lei non ha mai fatto pesare ad Aldo questo suo essere scienziata riconosciuta, seguita, applaudita, e diceva che Aldo era una persona straordinaria che aveva messo a posto la loro biblioteca, 24.000 volumi, che nelle sue intenzioni era quello di donarlo alla biblioteca di Trieste. Una donna che ha vissuto con pienezza la vita, bicicletta, nuoto, gioco, un senso profondo dell'autonomia e della libertà. Una donna semplice, semplicità della casa, sobrietà nel modo di vivere, di vestirsi, di cibarsi, distacco dalle cose e dal denaro. Lei tante volte indossava quelle magliette che le davano quando c'era un incontro, quando c'era un riconoscimento. E fra l'altro, e questo fa sorridere, diceva alla Marinella Chirico, giornalista che guidava il dialogo, e anche a me che ero lì presente, diceva: quello che non dovrete tralasciare in questo libro è che io non sono mai stata dalla parrucchiera. Questo scrivetelo, perché per me è importante. E poi l'impegno civile e politico, l'impegno per la giustizia, la legalità, la pace, la contrarietà alle armi, alle guerre, a ogni forma di violenza, di razzismo, il senso della dignità, l'uguaglianza, i diritti, l'accoglienza, la libertà, la democrazia, contro ogni discriminazione e forma di razzismo, una libertà di coscienza richiamata per sé ma anche per tutte le persone, i diritti civili, le donne, le diversità sessuali, l'autodeterminazione per il fine vita e il rapporto con gli animali. 8 gatti quando ero in casa in quel periodo e un cane, ciascuno con la sua storia, ciascuno con il suo nome. E vorrei concludere questo così breve, insomma, forse inadeguato, così leggendo un trattino brevissimo, ecco, un minuto, perché quando si fece il libro l'editore chiese una lettera a me rivolta a Margherita, una lettera di Margherita rivolta a me. Allora io concludevo così, perché siamo stati in sintonia su quasi tutto, ma anche poi sulla dimensione della fede e anche della vita, possibile vita oltre la morte. C'era un rispetto grande, anche se certamente c'era come una differenza, ma una differenza che congiungeva, non che separava. Ecco, così concludevo: cara Margherita, io rispetto profondamente il tuo ateismo e mi lascio interrogare dalla tua posizione. Chissà se anche la mia ti interroga. A me sembrano importanti gli interrogativi reciproci, pur mantenendo le proprie convinzioni e posizioni. Se poi, come dice il Vangelo di Gesù di Nazareth, saremo giudicati, ma si tratta del giudizio di ogni giorno, per valutare se lo abbiamo o non lo abbiamo riconosciuto e accolto nell'affamato, nell'assetato, nel denudato dei vestiti e della dignità, nel carcerato, nell'ammalato, nel forestiero, in ogni altra persona, nel momento del bisogno, chissà come la fede e l'ateismo potranno configurarsi in considerazioni e situazioni inedite, nuove. Dopo aver cercato di vivere con questa concreta disponibilità, tu dici che con la morte rientriamo nel ciclo della materia e della vita. Io che una presenza, quella di Dio, ci accoglie nel suo mistero di vita. È una fiducia, una confidenza, un affidamento. Di fatto ambedue entreremo in una dimensione misteriosa. Comunque sarà stato importante, decisivo, aver vissuto in modo umano, degno, lasciando segni, semi, buoni di umanità positiva. Sono convinto che la tua vita, spero anche la mia, sia uno di questi segni, e che anche i nostri incontri e colloqui e le pagine di questo libro lo siano. Grazie di cuore, Margherita.
Ecco, così ho pensato di ricordarla insieme a voi. Grazie davvero Pierluigi, che persona e che donna straordinaria Margherita Hack, così grande esperta, diciamo, dei segreti dell'universo e nello stesso tempo appunto così semplice, così anche multiforme nelle sue, nei suoi interessi, nelle sue attenzioni, tanto che ha dato vita ad una collaborazione davvero particolare con Ginevra Di Marco. Io ricordo di aver visto al Teatro Romano di Fiesole lo spettacolo L'anima della terra vista dalle stelle, appunto uno spettacolo di parole e musiche ideata e diretta da Francesco Magnelli. E Ginevra e Francesco si erano legati molto a Margherita Hack, che si vedeva anche sul palcoscenico, diciamo, che quanta intesa vi fosse. Ecco, Ginevra ha voluto dare, insieme a Andrea Salvadori, che è il chitarrista, anche una testimonianza in questa nostra occasione, con un pensiero, appunto, parole e musica, su Margherita Hack, che chiederei alla regia di mandare ora, se è possibile. La chiamano donna Ginevra e guarda sempre verso il mare. Se ascolti il vento che soffia forte, in lontananza senti cantare. Se ascolti il vento muover le foglie, in lontananza senti cantare. Parole di malinconia sono parole di dolcezza. Quando la notte scende leggera, canta il dolore e la tristezza. Quando la notte scende leggera, canta il dolore e l'ingiustizia. La voce dei perdenti, la voce dei vincenti, è l'eterna lotta del canto d'amore. In lontananza senti soffrire, ai, 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 ai. La voce dei perdenti, la voce dei vincenti, è l'eterna lotta del canto d'amore. In lontananza senti soffrire, ai, raccontano la vita, consolazione e la fantasia. Quello che resta è un po' di speranza, in lontananza senti cantare. Non si abbandona mai la speranza, in lontananza senti cantare. La voce dei diversi, la voce dei perdenti, nelle lunghe notti prendono fuoco, sono le stelle del disincanto. La voce dei perdenti, la voce dei vincenti,
è l'eterna lotta del canto d'amore in lontananza, senti soffrire, ai 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 ai. Senti cantare. Davvero un bellissimo modo per arrivare verso la conclusione di questo nostro incontro con i maestri e le maestre di speranza, ecco, seguendo il canto di Ginevra, voci di diversi e di perdenti, ma che hanno lasciato dentro ciascuno di noi una sorta di testimonianza e di impegno, insomma, che non ci deve mai lasciare. Io vorrei ringraziare peraltro tutti i partecipanti a questo nostro incontro che hanno portato il loro contributo e anche le persone che ci hanno seguito sui social. Qualcuno ha ricordato Alessandro Margara, no? Troppo poco se ne parla di come quest'uomo gentile, diciamo, abbia cambiato insieme a Giampaolo Meucci la cultura abbia tentato di cambiare la cultura del carcere. Qualcun altro ha fatto riferimento a Firenze come luogo di germinazione, appunto, di speranza e di visione per il futuro. Troppo spesso Firenze si guarda indietro, no? Al proprio passato, come se si potesse vivere soltanto di questo. Invece, appunto, qualcuno ci dice: Firenze è stato un laboratorio politico, sociale e culturale di grande importanza. Io vorrei dire che deve continuare ad esserlo, lo è per molti aspetti, senza magari tutte quelle voci così forti, così importanti che abbiamo ricordato oggi, ma che nella vita continua di questa città proseguono quell'impegno e continuano a seminare semi difficili, stentati, problematici di speranza. Quindi davvero un ringraziamento, e darei la parola a Severino Saccardi per la chiusura di questo incontro. Grazie Simone, grazie mille. Io mi unisco ai tuoi ringraziamenti rivolti a tutti quelli che ci hanno seguito e che hanno alcuni dei quali hanno anche scritto, insomma, dei pareri, delle opinioni, degli apprezzamenti, di cui dobbiamo essere grati, e soprattutto poi a tutti gli amici che sono stati con noi, appunto a Riccardo Michelucci, a Valdo Spini, a Rossella Raimondi, a Andrea Raimondo, Andrea Leardi, Pierluigi Di Piazza, Cesare Bindi, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvatore, ognuno dei quali ha tratteggiato una figura, ma soprattutto ci ha aiutato a ricostruire un percorso. Io concordo con quello che diceva Simone, e che qualcun altro anche aveva scritto: non è un percorso animato dalla, cioè, che va fatto essendo animati dalla nostalgia, al contrario, va fatto soprattutto per capire quanto si cercasse di vedere verso il futuro. Oggi viviamo schiacciati in una sorta di indistinto presente, dobbiamo recuperare questo spirito. Questo, quello che dobbiamo fare anche andando a leggere il passato remoto. Io ne approfitto anche per dare un paio di annunci. Sta per uscire il volumone di testimonianze, volume speciale dedicato a Dante. Dice: beh, che vi mettete a fare? Mettete a scrivere anche di Dante, tutti scrivono di Dante, ma guardate che Dante si può leggere in tanti modi, e Testimonianze ha cercato di farlo con un timbro particolare. Certo, il poeta della toscanità, dell'italianità, ma soprattutto il poeta che ha in qualche modo lanciato un messaggio di grande universalità, che ha trovato riscontri in tante culture, dall'America Latina alla letteratura inglese, alla grande letteratura russa, polacca, al Giappone, alla Finlandia.
Questo anche è Dante, e all'Università di Dante appunto sarà dedicato questo volume che, a cui vi rimando non appena uscirà. Richiamo ancora anche gli articoli di Balducci sul sito, e quelli sono, come dicevo, l'occasione per rifare insieme anche quello che è stato il cammino spirituale, culturale, politico e umano di Balducci, insomma, della persona che ha fondato la nostra rivista e che ha animato questa città, insomma, con la sua parola. E dato che siamo a fare segnalazioni, così do anche notizia di cose che riguardano un'altra rivista, Il Grande Vetro. Proprio oggi pomeriggio mi è stato consegnato questo volume a cura di Moreano Biagioni, che ha intitolato, guarda caso, L'altra Firenze. Dentro c'è anche uno scritto di chi vi parla, che mi era stato chiesto 2 anni fa, che io pensavo non apparisse più, ma hanno detto che è in questo libro, che è L'altra Firenze, quella di cui abbiamo parlato noi oggi stasera. L'altra Firenze non perché è strana, ma perché cerca di coltivare appunto una visione delle cose, Firenze, la Toscana, basata sulla questa cultura dei diritti nell'accezione della, in cui la declinava Valdo Spinelli, di libertà, di civili, politici e diritti sociali, che oggi sono spesso dimenticati. Io, cari amici, non ho che da ringraziarvi tutti di nuovo per questo, per la condivisione di questo nostro convegno, e di augurare a tutti, a nome anche della rivista, della nostra rivista, buona Pasqua. Buona Pasqua, e speriamo bene, perché tutti siamo dentro appunto un cammino che oggi è particolarmente complicato. Speriamo che il futuro ci riservi qualcosa davvero di buono. Buona Pasqua a tutti voi, grazie. Grazie, grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.